Ciao a tutti, sono Antonio, ho 34 anni e sono 2 giorni che non tocco il mio Dasaita. Eccoci qua ragazzi, dopo questa breve intro un po' bizzarra andiamo a concentrarci su quello che faremo oggi e nello specifico in questo video andremo a vedere come installare questo nuovo prodotto della Dasaita, il modello Vivid. Quindi andremo esclusivamente a rimuovere il mio Max 6 attualmente installato nella cascaia e andremo a montare questo nuovo prodotto. Andrete a vedere una guida completissima dalla A alla Z che non vi lascerà nessun margine di errore per chi chiaramente ha acquistato e deve installare questo prodotto. Ci tengo a precisare ragazzi, visto che me lo state chiedendo in tantissimi in questo periodo, il sottoscritto non vende, non installa e non presta assistenza tecnica. Io sono solo una persona che si diletta nel tempo libero a fare queste cose, gli piace proprio l'elettronica in generale, quindi va a fare degli esperimenti sulle proprie auto. Non installo tablet a nessuno, non vendo tablet a nessuno e non presto assistenza tecnica a nessuno. L'assistenza tecnica per qualsiasi problema di malfunzionamento o di reso dovete fare riferimento alla Dasaita Official Store, la casa produttrice. Io ripeto, posso darvi una mano come al solito per quanto riguarda i menu, la gavetteria, insomma quello che posso andare a vedere nella mia cascaia. Detto ciò, andiamo ora a fare l'unboxing del prodotto e vediamo cosa contiene al suo interno. Allora, eccoci qua, questo è il modello HA5225 Vivid CP HD, quindi sarebbe il modello, il top di gamma con la risoluzione 1280x720 e il CalPlay integrato. Esiste anche un modello per le cascaie che hanno il climatizzatore manuale ed è l'HA5226 però, poiché cambia la mascherina dove è installato il tablet. Andiamo a vedere cosa contiene la confezione di questo nuovo tablet in versione CB008. Come di consueto abbiamo tutta la cavetteria adatta per poter installare all'interno della nostra cascaia questo tablet, ed è la stessa di quando ho montato il mio un anno fa praticamente. Ha sempre l'antennina del wifi per collegare l'apparato al nostro hotspot del telefono, una rete di casa, ha l'adattatore per le telecamere, ha l'adattatore USB per poter collegare un'altra presa USB dietro l'apparato stesso, ha l'adattatore sempre che va installato dietro al Dasaita dove possiamo recuperare altre due prese USB e la presa AUX, e poi abbiamo questo adattatore che è l'adattatore che serve per installare per chi ha l'impianto Bose sulla nostra cascaia. Questo è l'adattatore che va collegato dietro al Dasaita e ci sono tutte le uscite RCA per poter collegare l'amplificatore della Bose. E poi abbiamo il microfono esterno che va collegato, se volete collegare dietro al Dasaita, poiché ce l'ha già integrato e il mio funziona egregiamente, quindi andremo a vedere anche su questo modello se funziona altrettanto bene. E poi abbiamo l'antenna GPS, sempre adesiva, per chi chiaramente non ha l'antenna GPS sulla propria cascaia, perché altrimenti tramite l'adattatore SMA001 andiamo a recuperare le antenne della nostra cascaia, sia GPS che DAB. E questo è un pacchetto. Poi sull'altro pacchetto abbiamo
la cavetteria essenziale per collegare il modello giusto alla nostra cascaia. Questo è l'adattatore per recuperare la presa USB che abbiamo all'interno del bracciolo, ok? USB, mini USB. Poi abbiamo la serie di cavetterie idonea per la mia autovettura, che è per la mia cascata, che è CB008, perché è del 2018 e montava il connect con la schedina SD, praticamente identica al mio Max 6, non cambia nulla. Questo è il modulo CAN bus, questi sono i due connettori che andavano montati e questo praticamente sulla mia non va montato, e questo era l'attacco per l'antenna. Ripeto, questi tablet della Dasaida hanno tre cavetterie, il prodotto è sempre lo stesso ragazzi, solamente che cambia la cavetteria idonea per la nostra cascaia. Questa è CB008, poi ci sarà il CB011 che andrà montato per il modello precedente per chi non ha le camere a 360 e la radio base della cascaia, e poi ci sarà il CB068 che servirà per installare questo prodotto su le cascaie del 2019-2020 in poi, quelle con praticamente con il connect senza schedina SD, con Android Auto e CarPlay. E questo è tutto il contenuto. E ora andiamo a vedere il tablet stesso. Poi, come di consueto, vi lascio tutti i link in descrizione sotto al video, dove troverete sia i link della Dasaida Official Store per acquistare questo nuovo prodotto Vivid, e sia i link del gruppo di acquisto che ho istituito un anno fa per prendere un prodotto praticamente completissimo di DAB e adattatori SMA001 a un prezzo eccezionale, ragazzi. Andate a dare un'occhiata, per chi è intenzionato a comprare un Dasaida sicuramente risparmierà qualcosa. E poi i link di Amazon e il resto, dove troverete sempre questo prodotto. Dietro, come al solito, abbiamo lo schema per attaccare i connettori dedicati e tutta la cavetteria e il fusibile necessario. Allora, prima di procedere con l'installazione, recuperiamo gli attrezzi necessari. Sicuramente servono queste leve in plastica per poter smontare sia il Dasaida già montato all'interno della cascai, o comunque per rimuovere anche il connect. E poi servirà sicuramente un giravite con punta a croce, ok. Magari anche la prolunga può servire, penso che non serva nient'altro, almeno per ora. Comunque lasciamo tutto qui a portata di mano e ci trasferiamo nella nostra cascai. Eccoci qua ragazzi, allora iniziamo con il togliere la fascia questa laterale. Armiamoci di una leva fatta come si deve, perché questa è bella tosta. Quindi, se non abbiamo l'attrezzo buono, non si leva. Fregate, come si dice, le nostre parti. Ok, ecco qua. Questo è veramente ignorante, ma si toglie, basta avere l'attrezzo giusto. In che senso? Poi, una volta tolta la fascia laterale, dobbiamo andare a togliere il pannello dove è inglobato l'accensione. Anche qui iniziamo da sopra o da sotto, basta che in qualche maniera, eccolo qui, viene via, perché poi qua sotto c'è un pezzetto che va tirato fuori, eccolo qua,
Ricordati che c'è questo pezzetto qui che va tirato fuori. Una volta che è uscito quello, siamo a posto così. E questo è stato tolto. Poi non rimane altro che tirare a noi. Mettiamo da sotto, piano piano, e poi sganciamo sopra. Eccolo qua. Sicuramente rimarrà qualche gancetto in ferro all'interno della sede che poi andremo a togliere con delle pinzette. Ecco qui. Allora, prima di procedere mettiamo un qualcosa sulla leva del cambio per non far rovinare lo schermo del tablet. Ho rimediato un bel panno in microfibra in modo che così, se dovesse andare a urtare lo schermo, non succede nulla. Eccolo qua, questo è il nostro bel tablettino con tutta la pappardella di fili all'interno. Allora, dobbiamo andare a scollegare il tutto. Allora, però, conviene prima andare a rimuovere, non so come farvi vedere bene, il gruppo climatizzatore. Quindi andiamo a scollegare. Questo è uno e questo è l'altro cavetto, eccolo qua, del climatizzatore. Quindi abbiamo scollegato praticamente i cavi della spia Elberg e climatizzatore. L'importante è, quando abbiamo scollegato i cavi, di non andare a accendere il quadro, perché altrimenti poi ci rimane in memoria l'errore nella centralina. Poi qui andiamo a scollegare la prolunga della SD che avevo messo, e adesso andiamo a rimuovere tutti i vari connettori. Allora, io farei una bella cosa, tacco proprio i connettori da dietro in modo che così ci si possa lavorare tranquillamente. Questo, ammazza quanto l'avevo stretto, ci servono anche un paio di pinzette. È il mio Max 6, mi mancherai. Eccolo qua, quello che vi dicevo prima, da controllare. Vedete, qui manca uno, un fermo in lamiera, che sicuramente sarà rimasto incastrato all'interno della sede, e per l'appunto ho acquistato sempre su AliExpress questo spettacolo. Una calamita estendibile che ha anche il LED, per vedere dove è andata a finire. Vabbè, poi lo recuperiamo. Andiamo avanti.
è andare a smontare il gruppo climatizzatore dalla base del tablet vecchia. Eccolo qua. Allora, questa è una. Questa è la seconda, che mantiene il gruppo. E poi ci sono queste due qua giù, nere, più grandi. Bravo! Una e due. La mascotte che si innervosisce. Ecco qua. Queste altre due pure ci sono. Inizia a perdere colpi, ragazzi, Una e due. Ed ecco qua. Quindi i totali sono 2, 4, 6 viti, 2 nere, allora, 4 per il gruppo climatizzatore, 1, 2, 3 e 4, e poi ci sono altri 2 viti nere più grandi per le spie. Ecco qua, e questo l'abbiamo smontato. Praticamente questo è il supporto originale, che andava montato poi il climatizzatore. Andiamo a montare adesso questi pezzi sul nuovo DaSaita. Allora, abbiamo rimosso il tablet esistente sulla cascai ed ora dobbiamo portare i fermi in lamiera dalla vecchia struttura alla nuova struttura, in modo che così poi aderisce alla perfezione al nostro cruscotto. La cosa che ho notato di questo Vivid è che praticamente l'uscita HDMI non è più contemplata, nel senso che il venditore mi ha detto che va esplicitamente richiesta durante l'acquisto, poiché se non si chiede non c'è, è tipo un optional gratuito, quindi non la mettono su tutti, perché il 90% delle persone che acquistano questo prodotto non usa, diciamo, un'uscita HDMI per collegare uno schermo dietro agli appoggiatesta o da qualche altra parte. Quindi per chi volesse l'uscita HDMI dovrà fare espressamente richiesta al venditore durante la fase di acquisto. Poi, ragazzi, una volta che abbiamo messo i fermi sullo chassis, quello nuovo, le rimontiamo anche il gruppo climatizzatore e le spie dell'airbag e dell'SP, così adesso possiamo rimontare il tutto. Iago, vado bene? Sei un criminale, ok, andiamo a rimontare il tutto. Eccoci qua di nuovo all'interno del cascaio. Una volta che abbiamo ripristinato il gruppo climatizzatore e le spie dell'airbag eccetera, la nuova struttura, dobbiamo andare a reinserire gli spinotti. Questi sono tutti gli spinotti necessari. Quindi questa sarà la presa del GPS, dell'antenna GPS che recuperiamo con l'adattatore. Questa è la presa dell'antenna DAB, sempre sopra il tetto della macchina, che recuperiamo con l'adattatore. Questa è la presa dell'antenna FM normale. Questo è praticamente la mini USB che deve essere collegata all'adattatore per recuperare la presa USB sotto il bracciolo, e questi sono i due spinotti, i due connettori che vanno collegati. Tutto qua, questo è tutto quello che andrà collegato. Poi io chiaramente ho installato la prolunga della SD che dovrò collegare al posto della SD stessa, e il cavo remote del subwoofer che dovrò attaccare al cavo blu, e in più ho questi due cavi RCA che sono praticamente l'entrata audio del subwoofer che ho montato sotto il sedile.
che andrò a attaccare sempre dietro al DaSaita. Allora, vi dicevo, i connettori necessari adesso per collegare il nostro DaSaita CB008 sono questi due piccoli, poiché questo grande non va collegato. Tanto, ragazzi, ripeto, per l'ennesima volta non ci possiamo sbagliare, perché uno è più grande e più piccolo e poi sono dedicati. Quindi questo più grande andrà collegato con questo più grande, tanto non va, non ci possiamo sbagliare, ragazzi. E lo andiamo a inserire, assicuriamoci che ha fatto lo scattino e poi andiamo a mettere questo un po' più piccolino. Ecco qui, e ha fatto lo scattino. Questo, ripeto, non va collegato, il modulo CAN bus è già inserito e adesso andiamo a inserire il resto che dobbiamo utilizzare. Ripeto, questa è l'antenna della radio FM e la andiamo a collegare. Eccolo qui, ok, e questa è collegata, questo è lo spinotto poi della radio che andrà dietro il tablet stesso, e questa è l'attacco dell'alimentazione che va dietro il tablet. Io dovrò collegare anche il cavo questo blu di accensione per far partire il mio subwoofer che ho inserito sotto il sedile, e questi adesso vanno recuperati tramite gli adattatori del DAB e GPS. Eccolo qui, questo lo inseriamo, assicuriamoci che la levetta marrone scenda giù, vedete, altrimenti se no si disgancia. Ecco qua, adesso inserito, e questo è il modulo DAB che andrò a collegare alla presa USB di un adattatore, poiché ci sono due uscite dietro più quella del bracciolo, e poi andiamo a recuperare l'antenna del GPS. Allora, dove sta l'antenna del GPS? Eccola qua, sempre tramite adattatore SMA001. Allora, eccolo qua, eppure questo è collegato, e questo andrà inserito dietro il nostro tablet. È rimasta la prolunga per recuperare la presa USB sotto il bracciolo, quindi questa mini USB va collegato alla femmina mini USB in questa maniera. Poi ci mettiamo una fascetta, come vi ho fatto vedere già nell'installazione, nella prima installazione che feci per il DaSaita, in modo che così non si tante volte non si scollega se rimane incastrata da qualche parte. Eccola qui, e qua va attaccata all'adattatore. Ecci tua. E che cazzo! Poi, prima di attaccare tutto, andiamo a inserire il filo della massa dove era stato tolto prima. Qui dietro c'è questa vite, altrimenti poi magari ci scordiamo. Ok, questo è collegato, almeno l'abbiamo già sistemato. Prima di andare a ricollegare tutta la spinotteria, quindi tutti i connettori, i cablaggi dietro il nostro DaSaita, ricordiamoci di andare a collegare i due spinotti del climatizzatore, delle spie airbag, altrimenti se accendiamo il quadro per provare il DaSaita ci rimane in errore poi la spia dell'airbag. Allora, una volta sistemati tutti i cablaggi posteriori e collegato gli spinotti necessari, il nostro DaSaita Vivid verrà così. Allora, questo spinottino bianco qui sotto è il collegamento delle due prese USB, dove andranno, praticamente sono le due prese USB supplementari, queste con lo spinottino bianco. Ripeto, questo spinottino bianco dà la possibilità di avere due prese USB supplementari più una presa AUX. Io su queste due prese ho collegato su una il modulo DAB con l'attacco USB e sull'altra praticamente ho collegato l'adattatore che poi va sotto al bracciolo del sedile dove c'è l'altra presa USB, poiché a me una terza USB non mi serve, non mi interessa. Però per chi volesse anche una terza USB può praticamente collegare quest'altro adattatore in dotazione con lo spinottino viola.
sempre dietro al DaSaita, però io non lo utilizzo e quindi non lo collego. Però sappiate che c'è anche una terza USB, se tante volte volete farla passare all'interno del cassetto. Poi, e questa era per quanto riguarda l'USB. Poi c'è questo spinottino marrone, praticamente, ed è lo spinottino dedicato per le telecamere, ok? Spinottino marrone, ed ha le uscite per le telecamere. Ah, un'uscita gialla denominata Cam VIN, e poi ha un rosso e un bianco dove praticamente sono i canali audio AUX R IN e AUX L IN. E questi RCA vanno collegati a questo spinotto, ragazzi, a questo spinotto qui. Ok, quello che praticamente utilizziamo per la nostra cascata, poiché questo, ripeto, è un CB008, quindi le uscite di questi di questo spinotto bianco le andiamo a collegare alle entrate di questo spinottino marrone. Ok, rimane fuori solo questo cavetto AUX video in, e questi tre vanno collegati praticamente a questo spinotto. Ok, quindi lo spinottino marrone poi lo andiamo a ricollegare dietro al nostro tablet. Tanto ragazzi, è inutile vi faccio vedere dove vanno le posizioni, poiché sono obbligate, non vi potete sbagliare, le altre parti non entrano. E poi andiamo a ricollegare lo spinotto questo bianco. Poi andiamo avanti, ho detto le prese supplementari USB, gli RCA per le cam e l'audio. Poi qui abbiamo lo spinotto dell'antenna che va collegato. Lo spinotto dell'antenna praticamente è questo connettore grigio che va collegato all'altra parte della macchina, al connettore della macchina. Ok. Poi abbiamo adesso questo adattatore. Questo adattatore con tutte le uscite RCA per il subwoofer e quant'altro è una parte dell'adattatore anche per l'impianto Bose. Io ho utilizzato questo adattatore perché ho collegato un subwoofer attivo. Allora, per il subwoofer, ragazzi, collegate l'entrata del subwoofer, i due canali del subwoofer audio, a questi due spinotti RCA denominati sub 2 e sub 1. Ok? Sono due spinotti denominati sub 1 e sub 2. Eccoli qua. Collegate il subwoofer attivo, se ne avete uno chiaramente installato, non più su questi due che avevo messo all'inizio io, bianco e rosso, su front L in e front R in, verde e blu sono i due connettori da collegare, verde e blu all'entrata del subwoofer audio. E poi come al solito andiamo a nastrare con un po' di nastri isolanti. Ok, allora dove sta? Eccolo qui, c'è questo cavetto che è il cavo remoto per farlo partire. Che ho collegato sempre, c'è un cavetto apposta con scritto amplificatore, amp. Eccolo qua, amp C. Praticamente questo cavetto blu serve per far partire il subwoofer tramite l'accensione del tablet. Ripeto, questo spinotto praticamente va in combinazione con l'altro adattatore per l'impianto Bose, poiché l'impianto Bose vanno attaccati tutti e due dietro il DaSaita, e poi praticamente c'è quello spinotto che io sbadatamente misi quando collegai il primo tablet al posto dell'alimentazione, poiché
chi non ha l'impianto Bose non può mettere quell'adattatore. Praticamente va a sostituire questo connettore di alimentazione dove non sono presenti le casse, i cavi dell'altoparlante. Quindi se utilizziamo quell'adattatore senza avere l'impianto Bose, poi non si sente l'audio in macchina, chiaramente. Io sono diventato matto. Quindi quell'adattatore va inserito al posto, cioè va inserito all'interno di questo spinotto e inserito praticamente qui dietro il tablet, e presenta una serie di RCA, e quegli RCA vanno collegati a questi spinotti. Questi sono femmine, dall'altra parte dello spinotto ci sono maschi, quindi andate a recuperare subwoofer, fronte R, fronte L, rear e quant'altro, vanno collegati insieme a questi qui, ok? Per far funzionare l'impianto Bose. Detto questo, ricolleghiamo lo spinottino, andiamo a ricollegare lo spinotto di alimentazione, ecco qua, e poi abbiamo questa che è la presa, l'attacco per l'antenna GPS tramite adattatore SMART 001, quindi vado a recuperare la mia antenna GPS che ho praticamente sul tettuccio della macchina, e poi c'è quest'altro adattatore attaccato dietro al modulo DAB, sempre SMART 001, che va a recuperare anche l'antenna del DAB con lo spinottino marrone. Quindi recuperiamo sia l'antenna GPS sia l'antenna del DAB presente sul tetto della nostra cascaia, sempre se presente, ragazzi, altrimenti in dotazione danno sempre un'antenna per il DAB e un'antenna GPS da poter poi installare nella vostra cascaia. Mi sembra di aver detto tutto, non ci sono più altri spinotti in vista. Questo è il modulo CAN bus e basta, i due spinotti l'abbiamo detto. Questo è il cavo di massa che va collegato all'interno del bulloncino, e siamo giunti al termine. Questa è l'antennina wifi, praticamente per collegare il tablet all'hotspot del telefono o una rete locale wifi. Poi, ragazzi, una volta che abbiamo collegato il tutto, mettete del nastro isolante sia sulle prese, sui collegamenti USB, in modo di che così non si allentino, non si staccano, quindi funzionano sempre, e anche sugli RCA. Una volta che avete collegato i cavetti giusti, andate poi a nastrarli con un po' di nastro isolante, in modo che questi non si allentino. Lo faccio vedere da vicino. Questi sono tutti gli spinotti collegati dietro il nostro DaSaita. Ah, mi dimenticavo una cosa, ragazzi, io ho montato praticamente questo qui che è l'adattatore per la micro USB, altrimenti la micro USB è posizionata in questa fessura. Quindi prima di montare il tablet, se dovete fare qualche operazione, installare qualcosa o controllare, è bene farlo prima di montare tutto, altrimenti dopo, se c'è qualche problema, dobbiamo rismontare il tablet. Invece con questa prolunga che ho montato, me la ritrovo praticamente nel cassetto portaoggetti, quindi non ho bisogno di dismontare il tablet. Ora abbiamo fatto le 11:32. Indovinate? Prima di rimontare il tutto ci vuole un bel caffettino. Alla nostra, ragazzi. Oh, adesso va decisamente meglio, eh? Il caffè ci dà sempre una carica. Ragazzi, quando montiamo il tablet e andiamo a sistemare tutti gli spinotti e i cablaggi, controllate attentamente se questo cavetto rosso è collegato. Praticamente deve essere collegato alle due estremità, maschio e femmina, ok? Perché se non colleghiamo questo cavetto rosso maschio e femmina, non si accende il tablet dopo. Vedete? Anche se accendiamo il quadro,
praticamente il tablet non si accende. Quindi quando rimontiamo il tutto, che colleghiamo tutti i cablaggi, ricordatevi di questo particolare. Di solito è collegato, però fate attenzione. Quindi è un cavo rosso dove c'è scritto Connect F2, va collegata a quest'altra estremità F1, praticamente F1 con F2, vanno collegati insieme, ok? Allora, sistemiamo un attimo il tutto. E andiamo a accendere il quadro, vediamo che succede. Questa è la prima accensione che faccio con voi ragazzi in diretta. Sembra un effetto cinematografico. E che sarà mai? Allora, vediamo un po'. Allora, intanto sicuramente sarà da impostare la lingua in italiano perché qua sembra in inglese, cinese. Vediamo se ho inserito bene l'RCA delle telecamere, se funziona tutto. Ok, funziona tutto a posto, quindi possiamo adesso rimontare il tutto, sistemare il tutto e poi ci dedichiamo un attimo al sistema operativo. Adagiamo bene tutti i cavi, sistemati. Ecco qua, ok, entretos, poi rimettiamo la fascia, ecco qua, e poi andiamo a rimettere l'aletta questa laterale dove c'è l'accensione. Ricordiamoci che qua sotto c'è sempre questo pezzettino che va rimesso dentro. Eccolo qua, aiutiamoci con la leva, ecco qua, ok, oh, possiamo togliere il velo, eccolo qua nel suo splendore. Siete pronti? Partenza! Vediamo questo da Saita Vivid.
Allora, intanto dobbiamo andare a cambiare la lingua e metterla in italiano. Allora, mettiamo in pausa. Ok, questa è la schedina. Allora, dove si va a cambiare la lingua? Ecco il menu. Allora, sistema. Poi andiamo su lingua, poi facciamo aggiungi lingua. Andiamo a cercare l'italiano. Allora, italiano, Italia. Ok, poi da questi tre puntini facciamo rimuovi e togliamo sia l'inglese che il cinese e cancelliamo. Ok, adesso rimane solo l'italiano, quindi una volta tornati indietro ce la deve prendere in automatico. Infatti è in italiano adesso. Allora, questa sarebbe la home del sistema. Io me la devo un attimo studiare, ragazzi. Ok. Allora, una volta che abbiamo installato il tablet, adesso andiamo, la prima cosa che facciamo, andiamo a sincronizzare sia l'orario che, vedete, praticamente sono le 16:41, ma il tablet indica 10:41, poiché c'è il fuso orario cinese. È stato impostato dalla Cina e quindi bisogna reimpostare il fuso orario, chiaramente, sul nostro paese che è Italia. Visto che la lingua l'abbiamo già sistemata, abbiamo messo la lingua italiana, dobbiamo adesso andare a sistemare anche l'orario e sincronizzarlo con il nostro cascaio. Quindi andiamo su impostazioni. Andiamo sempre su, allora, vediamo dov'è, sempre lingua, sistema, ora, ok, poi andiamo data e ora, e praticamente qui è impostato in automatico, vedete, fuso orario più 8 ore standard della Cina, quindi dobbiamo spuntare questa, metterlo in manuale, andare ad impostare il fuso orario nostro, quindi Italia, ok, fuso orario dell'Europa, è giusto così. Torniamo indietro e quindi abbiamo impostato il fuso dell'Europa centrale. Poi il formato è, mettiamo 24 ore, ok, poi usa impostazioni internazionali predefinite, non lo so cos'è, andiamo a cambiare il formato della data, mettiamo il oggi è 16/9/2021, ok, e poi in teoria adesso dovrebbe prenderlo in automatico. Andiamo a vedere, torniamo indietro, andiamo sulla home, 16:43, vedete ragazzi, anche nella nostra cascaia è 16:43, ha sincronizzato l'orario perfettamente, 16:43, ok. Questo è il secondo passaggio che dobbiamo fare una volta che abbiamo installato il tablet. Sì, le cose principali sono state testate, ho impostato l'ora, ho impostato la lingua, ho visto che il wifi e il bluetooth, almeno per il comparto multimediale, funziona tutto, chiaramente la ROM è da testare. Allora, per ora questo video termina qui, poiché vi ho fatto vedere l'installazione di questo nuovo prodotto della DataSaita. Sicuramente a breve uscirà un secondo video dove andrò a recensire approfonditamente questa ROM denominata Vivid. Noi, come di consueto, ci vediamo in uno dei prossimi video. Se lo stesso vi è piaciuto, ragazzi, lasciate un like, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e soprattutto attivate la campanellina, in modo che così verrete avvisati quando pubblicherò nuovi contenuti. Ciao belli, alla prossima, statemi bene.